d'argento e ognuno portava avanti le sue convinzioni, le sue iniziative, le sue lotte. Devo riconoscere che era molto più bravo di me, per esempio, nel riuscire a portare la parola psicoanalisi e tutto quello che si può tirare dietro in un momento in cui, insomma, non era tanto semplice dentro il movimento, dentro le iniziative di rinnovamento e di trasformazione. E così mi sembra che questo aspetto della capacità di alleggerire le cose pesanti, anche le sue doti, cioè serie, tutte più che ammirevoli, e le ho ammirate tutte. Ma l'ultima volta che ci siamo viste è stato in treno e lui aveva, ma non tantissimo tempo fa, noi non ci vedevamo spesso, ma immediatamente scattava nelle nostre distinzioni una intimità, una immediatezza. E lui aveva un progetto in mente, me l'ha messo in mano, alleggerendo anche lì, perché diceva: guarda, c'ho già pronto anche lì dove puoi registrare, perché adesso io metterò insieme tutti i lavori di tutti quanti e ognuno contribuirà scegliendo se li impiega o non li impiega. Ma dai Paolo, poi non ti mettere a chiedermi una cosa così. E lui subito trovava il testo di alleggerire e di dire: ma no, guarda, è semplice, qui ce l'ho già pronto, l'ho portato con me e te lo do. Ecco, allora questa della leggerezza è veramente la cosa di cui gli sono più grata. Ognuno di noi ha un suo aspetto di unicità nella relazione con Paolo, ma io credo che questo della leggerezza, che io ho goduto moltissimo, e che della capacità di alleggerire, e che porto con me come una permanenza che non mi consente di soffrire in modo insopportabile. Ecco, io credo che questo aspetto, non solo io forse, posso essere in grado di riconoscerlo e di essere domandata. Ciao Paolo. Era il 1972 ed ero a Padova appena arrivata, molto giovane, ed ero francamente molto disorientata. Ma vicino a dove abitavo c'era una libreria Feltrinelli, tenuta da un compagno giovane, che la sera chiudeva il bandone. C'era una Feltrinelli rateale, così mi potevo permettere di comprare i libri che mi servivano oltre quelli che mi necessitavo. E qualche volta mi sono trovata proprio alla fine della giornata, lui chiudeva e dentro c'erano delle persone, dei ragazzi, giovani. Incuriosita, gli chiesi, insomma, mi c'erano un po' le informazioni. Io ho incominciato con loro leggere un po' di informazioni, ma non capivo niente, però non ci capivo niente. Vengo da Taranto, altri tempi, altre culture, altre storie. E poi la vita si è intrecciata a modo suo, quella cosa che scorre al di sotto della nostra consapevolezza come un fiume carsico, dice Tabucchi. E poi
Nell'89 ero già grande, figli, professione. Leggo per caso che c'è una borsa di studio fatta dalla Regione Toscana, un centro di documentazione con un certo Paolo Franchino. Quando si attivano le sinapsi e decido di partecipare. Ho ritrovato Paolo, ho ritrovato i testi, ho ritrovato la passione, ho ritrovato Echi, ho vinto e ho avuto il piacere di stare con lui 5 anni, 5 ore al giorno. Poi lì, lui che mi chiamava la ragazza, o bionda, secondo me. Faceva ciò bionda e faceva ciò boss. E poi c'è stata psicoterapia concreta, che è stata una ricchezza per tutti quelli che non solo hanno partecipato alle riunioni, agli studi, ma tutti quelli che hanno avuto tempo di terminare. E lì sono cresciuta. Poi abbiamo fatto insieme al centro di documentazione della Superiore, abbiamo fatto il Thesaurus, abbiamo messo sul Thesaurus per il termine della salute mentale. Però in questi giorni pensavo, dico, ma poi bisogna dei termini. Lui ogni termine lo spulciava fino a quando ci stancavamo, alla fine non se ne poteva più. E pensavo ai termini suoi, no? Che sono il primo che mi veniva a me era affettività, poi impegno, condivisione, solidarietà, autenticità. E poi me ne è venuto in mente uno importantissimo che ha segnato tutta la mia vita fino ad oggi, professionale ed affettiva, che è rischio. Ecco, Paolo mi ha insegnato e ho imparato che se non rischi nella relazione, se non sai rischiare la relazione non è autentica e se non è autentica non trasforma e non cura. Grazie. Io devo a Paolo una buona parte della vita così come è ora, semplicemente. E mi sforzo di raccontarvi due cose simpatiche. Intanto io me lo vedo in qualunque parte dell'universo sia con il suo trolley pesantissimo, stracarico di fogli di informazione, che naturalmente cerca di vendere in tutti i modi a chiunque dovesse trovare un perso nel posto, e con quel cappottone, quel cappottaccio grigio che non è mai riuscito a fargli dismettere, a buttarlo. Il ricordo più bello tra le migliaia, le riunioni di psicoterapia concreta a casa sua erano straordinarie. Era una specie di cenacolo di liberi pensatori, sganciati da qualunque costrizione, da qualunque condizionamento, cioè era un parlarsi, un discutere a livelli spesso altissimi, ma con una libertà, con una spontaneità, con una passione straordinaria. Finita la riunione, io rimanevo quasi sempre a dormire a casa di Paolo, che mi ospitava, venivo da un po' lontano, e lui a quel punto cominciava la parte segreta. Allora lui andava nella stanza di là, in cucina, c'era cucina un po' buia, con una luce come questa, e lui tirava fuori, svoltolava
le sue monete sul tavolo e cominciamo con la lente, avevamo due lenti di ingrandimento e mi ha educato in quegli anni, passavamo delle ore, e mi ha educato al gusto e alla passione e alla, per il profondo, per quello che generalmente la gente non vede, non se ne accorge. Lui aveva questa, questo è un ricordo per me straordinario, che poi è stato è una cosa che ha fatto da volano per mille altre cose. Voi pensate, poi io all'inizio non lo prendevo mica sul serio, perché era difficile, cioè voglio dire, sì, vabbè, un collezionista, sapeva il fatto suo, eccetera, però insomma, ho cambiato idea una volta, siamo andati insieme a fare una formazione vicino a Melfi e il giorno dopo siamo andati a visitare Cane della Battaglia, questa distesa dove c'è un bellissimo museo e c'è questa enorme distesa dove c'è stata la battaglia. E lui, camminavamo in mezzo a questi sassi, una specie di pietraia, bisogna solo immaginare cos'era stato. E lui camminando dice, vuoi vedere che qua trovo qualcosa? Ma lo vuoi trovare? Si è messo, ha fatto un po' di giri intorno, con un piede, si è messo a smuovere i sassi, no, eccolo qua, gli ha tirato fuori un pezzettino di quelli che si usano per filare i pesi per la filatura, che era un pezzo antico, se l'è pulito, se l'ha messo via. Mamma mia, è proprio vero, è proprio una roba magica. E una generosità che io non potrò mai ripagare, evidentemente. Quindi grazie di nuovo. Cerco di ricordare Paolo al di fuori dell'ambiente fiorentino, perché io credo di essere quello che lo conosceva da più tempo, perché eravamo bambini, lui a Manerbio, figlio di due primari, del padre era il direttore dell'ospedale di Manerbio e la madre era specializzata, mi pare, se non vado errato, non mi ricordo se in geriatria o se era i bambini, insomma, qualcosa con, a che fare con le nascite aveva. E io ero figlio del pretore di Verona Nuova, che aveva competenza anche su Manerbio. Quindi erano due personaggi, due famiglie, che, e quindi fino da allora io ho ancora la foto del, mi pare forse del battesimo di mia sorella, che purtroppo morì dopo poco, e chiaramente eravamo durante la guerra, sì, durante la guerra, e questa foto si vede il sottoscritto e Paolo un po' piccini, un po' più, poi abbiamo sempre mantenuto i rapporti fra di noi, io mi ero trasferito nel frattempo a Firenze e quindi poi a un certo punto si decise, eravamo ancora, non mi ricordo se al primo anno di università o all'ultimo anno di liceo, giù di lì, di fare un viaggio in autostop in Europa. Avevamo sicuramente superato i 18 anni,
perché arrivati ad Amburgo, Saint-Lô, all'epoca in Germania e in Francia si vedevano nei locali notturni le esibizioni di donne che si spogliavano e quindi ad Amburgo, come arrivammo ad Amburgo, andammo a un nightclub dove facevano gli spettacoli. Poi dopo si arrivò fino, cioè sempre tutto questo con l'autostop, quindi ci siamo passati anche una notte sotto un ponte dell'autostrada in Germania, poi a un certo punto arrivarono poliziotti, quindi di un normale, così ci portano dentro, ci stettero un pochino a chiacchierare con noi, a prenderci in giro, e poi se ne andarono via e ci lasciarono, porca miseria, ci portavano in questura, almeno si stava al coperto. Poi si arrivò a Parigi e a Parigi si decise di andare sulla Costa Brava. I miei genitori nel frattempo erano in macchina a fare un giro per la Spagna. E noi si arrivò in questo paesino della Costa Brava, che ogni tanto mi capita di vedere quantomeno le insegne, perché ho la nuora che è di Barcellona, quindi ogni tanto quindi si frequenta la Catalogna, e lì ricordo che all'epoca Paolo era un monarchico, era di destra, anch'io ero molto, molto addentro alla politica del Movimento Sociale Italiano e altrettanto Paolo, e si arrivò, in più Paolo era anche filo monarchico. Si arriva in un locale notturno, questo episodio gliel'ho rinfacciato più volte, e poi anche Teresa lo sa, e a un certo punto eravamo in questo locale notturno, un po' aperto, chiuso, eccetera, e arriva un personaggio, insomma un addetto del locale, e dice: oh, c'è il vostro re, c'è Umberto. E io dissi: chi se ne frega. No, Paolo si mise, arrivò, si presentò a Umberto e sull'attenti si rivolse a lui chiamandolo maestà, quindi Umberto ci dette, fece due o tre battutine e poi ci pregò di toglierci di dormire. E io ero rimasto, già all'epoca cominciavo già ad andare, anch'io avevo un passato di destrofilia, anche per una questione di tipo familiare, ma insomma ero già avviato verso la sinistra italiana, quindi io ho preso in giro anche io, che va mai sta, è andato, ormai non c'è più. E poi si riperse un po' per un paio d'anni, e poi venne, no, forse anche meno, quando venne a fare tentativi di università qui a Firenze. Ebbe dei problemi, per cui lui, sempre uomo di destra, diciamo ai 19-20 anni, e poi questo lo ricordavo stamani in una email, andò, fece sempre con autostop in qualche modo strano, andò in Irlanda, o non mi ricordo se era Irlanda, e quando tornò mi disse:
mi sono convinto, ho avuto le cose, sono un uomo di sinistra, e quindi mi aveva ampiamente superato, perché lui era diventato comunista, mentre io rimanevo sempre nell'ambito socialista, socialdemocratico. E quindi poi ci siamo persi un po' di vista, perché ha avuto dei problemi nelle scelte di facoltà, poi è venuto a Firenze. Ma il periodo più intenso che io ho avuto con Paolo è stato quando eravamo fanciulli, poi giovani, perché eravamo bambini, e poi insomma ci siamo frequentati sempre molto fino al periodo universitario, poi le professioni ci hanno tenuto distanti, fino a che poi Teresa è venuta a fare la pratica presso il mio studio, e quindi ci siamo un po' rivisti e rifrequentati. E che devo dire? Eravamo molto simili, anche se sempre con idee diverse, perché lui dalla destra è passato all'estrema sinistra. Io mi sono mantenuto nell'ambito prima di destra, poi convertito prima di lui alla sinistra, ma una sinistra moderata. Invece Paolo era con nel suo carattere, e ci consentiva questo di prenderci in giro. E quindi era un siciliano trapiantato su in Lombardia. Io dalla Lombardia sono venuto via molto presto, quindi sono quindi è di mamma fiorentina e di padre comunque lucano, quindi un pochino di sangue sudista ce l'avevo anch'io. E oggi purtroppo sono qua a salutarlo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo già di sinistra. Torno indietro di 40 anni, quindi era il 78, quando Paolo... Dunque io sono un vecchio infermiere, molti non conosco, quindi so, che ha lavorato per parecchi anni con Paolo, che ha lottato, perché Paolo, oltre a leggero, come diceva una signora prima, era un lottatore. E gli anni erano molto importanti per la psichiatria, si parla della chiusura dei manicomi. Si parla anche di aver buttato giù i muri insieme con qualche collega che io vedo qui. E erano tempi in cui si andava nelle case del popolo, c'erano ancora le case del popolo, soprattutto a Prato dove si facevano le assemblee con gli operai stessi nelle fabbriche, perché bisognava spiegare che cosa voleva dire la chiusura dei manicomi, soprattutto alle famiglie delle persone che avevano pazienti qui ricoverati. E siccome Paolo faceva parte dell'equipe di Prato Sud, voglio ricordare il professor Alberto Parrini, che era a quei tempi primario della zona di Prato Sud, insieme a Cesare Micheli, che con piacere rivedo. Ecco, che cosa facevamo? La sera andavamo appunto nelle case del popolo, soprattutto, a spiegare che cosa sarebbe avvenuto con la chiusura dei manicomi. E Paolo era uno davvero dei più grossi combattenti per questa liberalizzazione dei pazienti dell'ospedale psichiatrico. Quindi abbiamo fatto davvero delle grosse lotte con Paolo, e così io lo ricordo, quindi, già appunto, come dicevo, di sinistra. Io
Io voglio ricordare un piccolissimo aneddoto di Paolo, clinico e supervisore. Era un giovane psicologo che faceva professione di coscienza al servizio con Barlini e ho avuto la fortuna di lavorare con Paolo. La prima lezione di psicoterapia l'ho presa da lui. Ero giovane, come dicevo, non ho mai visto pazienti. Eravamo in una visita domiciliare in una famiglia e c'era il paziente che era un depresso grave, non usciva da casa da anni. Io ascoltai Paolo, c'era un altro infermiere, e dopo mezz'ora timidamente dissi a questa persona che vedevo sempre fumare se per caso non riteneva che potesse uscire per andare a comprare le sigarette vicino al bar, no? Il paziente si tirò indietro, Paolo riprese la seduta, continuammo a parlare e poi usciti avevamo questa piccola supervisione in pulmino. E Paolo, ricordo, mi disse, questa fu la mia prima lezione, se io vivo in Africa e sto sulle diane dove ci stanno i serpenti, le scimmie, tu vieni là e io ti dico, Alfredo, perché da questa diana non passi a quest'altra? Mi dirai che sono matto. Ecco, cioè, la prima lezione è questa, bisogna sempre andare incontro dove sta il paziente, non dove sei tu. Questo è uno dei ricordi, per me è stata una prima lezione di clinica che ho imparato. Poi Paolo e tante altre cose lo sapete tutti, quindi grazie. Io solitamente faccio di tutto per non andare mai ai funerali. Stavolta mi sono imposto di venire, perché dopo 42-43 anni che ho conosciuto Paolo, non lo sento gridare, non lo sento incazzare. Questo silenzio mi rimbomba dentro peggio di quando lui sembrava uno tsunami, quando parlava della fortuna, dei manicomi, dei libri, di tutto ciò che lui riusciva a rappresentare e a presentare con un'enfasi che non ha uguale. E io mi sono imposto di venire qui perché forse per l'ultima volta volevo sentire se era vero che non sentivo più questo tsunami. Però il suo silenzio di oggi mi ribomba dentro ancora di più di quando lui gridava, quando lui era incazzato. Che forse anche dentro di voi questo silenzio fa un po' paura. Ciao Paolo. Non è proprio facile parlare, però mi faccio uno sforzo perché una delle tante cose che mi ha insegnato Paolo penso che è stato quella di insistere perché scrivessimo, perché parlassimo, ci perseguitava a volte, penso che sia successo a molti dei presenti, per fargli avere in tempi utili delle cose da pubblicare su fogli. Io ero uno di quelli che più veniva perseguitato perché ho una pigrizia terribile nello scrivere. Paolo, tra le tante cose che mi ha insegnato, c'è anche quella appunto di provare a superare questa cosa, ma quello che mi spinge a parlare è un Paolo forse un po' inusuale rispetto alle cose che sono state dette prima. La leggerezza, per esempio, erano il suo modo di dire le parolacce. Io ho un figlio che ha imparato le parolacce da Paolo Tranchina, che ancora se lo ricorda, no, a 30 anni, e non le ha mai più, cioè non le usa. Questa è la cosa incredibile di Paolo, cioè questa capacità di tenere insieme degli opposti con una suavità enorme, quindi di bestemmiare persino, no? Cioè non erano solo le parolacce quelle di Paolo, erano anche le bestemmie, ma mio figlio non bestemmia e tendenzialmente non dice parolacce, a parte che vive in Germania, quindi se le dice può darsi pure che manco me ne accorgo più di tanto, però comunque questo aspetto di tenere insieme anche cose molto distanti è una delle cose più forti che,
che io sento di portare dentro, così come sento di portare dentro, a proposito delle cose che diceva prima il collega, cioè del silenzio di Paolo, del suo in questo momento non essere qui presente con la sua straordinaria carica di passione, è che comunque io penso di aver imparato 35 anni di militanza dentro Psichiatria Democratica, quindi avendolo trovato già là dentro, un po' come un genitore, tra l'altro mi ricordavo questo fatto che era nato come uno dei miei genitori, all'età di mia madre, a Paolo, quindi lo vivo materna, ecco appunto, piuttosto che paterna, Paolo, è il fatto che nonostante non ci ho lavorato insieme, è una delle poche persone da cui sento di aver imparato pratica. Cioè, pur non avendoci lavorato fianco a fianco mai, ma avendolo vissuto in altri contesti, nei convegni, nelle attività formative, ecco, l'ultima volta che l'ho sentito è stato per un convegno che abbiamo organizzato i primi di dicembre, lui era insicuro se ce l'avrebbe fatta o no a venire, era il 6 di dicembre quando ci siamo sentiti, e quello che mi ha detto rispetto alla nostra esperienza formativa era: io sarei venuto a parlare di fogli, fallo tu per tutti noi. E l'altra parola, oltre alla generosità che è stata detta di Paolo, che mi sembra importante sottolineare, è la gratitudine. Cioè Paolo era una persona che ogni volta che ci sentivamo mi diceva: ciao bello, vi ringrazio tanto per le cose che... che fate per tutti noi. Ecco, io credo che bisogna dirgli grazie per tutte queste cose qui. Paolo non ci ha voluto bene. Paolo ogni volta che mi vedeva mi diceva: oh, che tu fai? E mi chiamava assassino, io chiamavo Salvatore, sono calabrese, e io l'ho sempre pensato siciliano, e poi aveva altre origini, ma lui per me era siciliano, aveva quella solarità dei siciliani. Paolo era dappertutto, giocava dappertutto. Una volta mi chiamò perché dovevo scrivere un articolo per Fogli sul testamento biologico. Non sapevo da dove dovevo cominciare. Mi disse: me lo devi scrivere, mi diede 48 ore. 48 ore. Uno sforzo terribile, però io lo ringrazio. Lo ringrazio, è stata straordinaria questa esperienza, questa violenza che mi ha fatto Paolo e dappertutto. Io porto i saluti a Paolo, che è una piccola casa famiglia che sta in cima a Nupiz della Basilicata. Lui è stato lì, io dove vado, lui c'è già stato, e mi hanno pregato di portare i saluti a Paolo, da Vallina, da Angela, da tutti gli altri operatori, dalle persone che tu lì hai conosciuto. Paolo era, io ho scritto una cosa per lui, era un ricercatore di frontiera, ho sbagliato. Lui era un ricercatore di frontiere, di limiti, per superarli. È stato instancabile. Paolo Serra ha scritto: indomabile. Era indomabile, non domato, era indomito. Grazie Paolo. Paolo è stato soprattutto un papà, un babbo di un affetto penso smisurato, non solo nei confronti di sua figlia che metteva al primo posto sempre e comunque, ma anche nei confronti di noi, le amiche, che quando arrivavamo a casa era sempre festa perché c'erano le amiche della sua coccolotta, e quindi ci ha praticamente cresciuto. Ci ha cresciuto perché è più di 20 anni che ci conosciamo, e ci ha sempre accolto, ci ha sempre, si fermava a
parlare con noi. Quando rimanevo a pranzo c'era il riso del caffè, sempre nella tazzina particolare, perché amava le cose belle e amava condividerle con tutti senza mai... proprio come verso fuori, è generoso, perché era così, aveva tutto questo, quello che c'aveva dentro te lo passava sempre. È stata una persona per noi molto importante e un anno fa è morto mio papà, proprio in questi giorni ieri, quindi questa coincidenza mi ha veramente fatto impressione e me lo ricordo che mi chiamò e mi scrisse anche una lettera, mi disse da questa una roba grossa, diceva io non mi ricordo mica cosa è successo quando è morto mio babbo, ma io lo so che è una cosa grossa e ti sono vicino e ti voglio scrivere delle cose. E mi ricordo che aspettai un sacco questa lettera, poi mi è arrivata e la conservo sempre qua dentro, perché era come essere parte di lui, della sua famiglia, cioè ti faceva sempre sentire così. E anche l'amore per Maria Pia era una cosa meravigliosa, cioè gli brillavano gli occhi tutte le volte, anche per gli anniversari, quando andava in giro e comprava qualcosa per le sue donne e tornava sempre. E con Barbara l'altro giorno ricordavamo una sera in cui, come dopo le vacanze credo, ci ritrovavamo tra amiche e eravamo chiuse nella cameretta di Teresa e lui disse ah, siete tutte qui, torno subito. Tornò dopo 10 minuti con una teglia di profiterol enorme, cioè hai detto questo è per festeggiare che siete tutte insieme, perché è una cosa bellissima, vai, di profiterol, cioè era così, era appunto uno tsunami con tutti, con le amiche di sua figlia, con i suoi colleghi, era, penso che chiunque l'ha conosciuto veramente per come era, perché era così sempre con tutti. Con noi che abbiamo conosciuto un padre, sento anche dai racconti dei colleghi che abbiamo conosciuto tutti la stessa persona, e secondo me è una cosa bellissima e ci dispiace doverti salutare, che ti avremmo tenuto con noi tanto, ancora tanto tempo. La zia Teresa diceva, io sto tranquilla perché Paolo non sarà mai solo, perché ci siete anche voi tre, così è stato tutta la vita. Paolotto è un mondo che ci lascia, che però è sempre con noi. Stamattina a Radio 3, quando mi alzo sveglio da presto la mattina, da vecchia bella, sento la radio e c'era una trasmissione in cui c'è un relatore, che prima un giornalista che legge tutte le cose, le prime pagine, e poi c'è la gente che interviene. E sono intervenuti prima un signore che ha detto, parlava dell'Africa, di tutto quello che succede, dice sono stato volontario tanti anni, aveva anche in Africa conosciuto Don Zanottelli, però sono ateo, però ho lavorato sempre con i salesiani. Poi c'è stato un altro intervento, poi c'era un altro che aveva fatto lo stesso, tanto volontariato, dicendo io però non sono credente. Alla fine della trasmissione interviene una signora che fa io sono credente praticante, però da quello che ho sentito oggi credo che il paradiso sarà pieno di tutti atei, come lui. E la cosa, ho pensato a Paolo, ateo, un credente, aveva la zia Teresa che era unica, si è visto al suo funerale, sono 2 chilometri, hanno chiuso la fabbrica Marzotto perché la gente è intervenuta al funerale della zia. Lei aveva una parola per tutti, era sempre Paolo,
zio Mario, un medico che dava l'anima, insegnava oltre che la medicina anche il resto. E quello è stato la sua cultura, quindi avuto, ci sono stati altri motivi per cui lui ha preso un'altra strada, ha preso un altro concetto, ma dentro poi noi che siamo cristiani, diciamo, sono cristiani in modo cristiano, tanta gente, anche che non c'è bisogno di essere cristiani quando si ha rispetto, si vuole il bene degli altri, è così. E adesso ho scoperto di non essere l'unica bionda. Quando mi accennava, bionde sono tante. Ciao bionda, io ero una cugina bionda, pure di tante cose non si può, l'emozione è tanto grande, teniamo nel cuore. Quando arrivava quando eravamo ancora all'università, che arrivava da Milano, noi a Bologna, venite, vengo su, ho cotto, arrivavo con qualcosa di meraviglioso, cotto in Lombardia, che a me piaceva tanto. Che a lui soprattutto piacerà tanto, insomma, questo era Paolo. Sempre pronto, sempre, ricordo quando venne al funerale di mio papà, di quello zio di cui ricordavo da piccino, che non so, lo portava per mano, non so che frase filosofica gli disse, che lui ancora se la ricordava, nonostante avesse avuto 5-6 anni, quando papà mio glielo disse, parlando probabilmente del cielo, essendo un astronomo. E insomma, però non rimase, era lì sulle spine perché aveva tra le mani un caso di qualcuno che tentava suicidio, quindi ci devo tornare, non posso, devo tornare perché non sono tranquilla. Per dire, prima di tutto gli altri, prima di tutto il bene degli altri. E questo era Paolo. Ciao Paolo. Sono stato per tanti anni vicino di casa di Paolo, di Maria Pia, di Teresa, ho visto crescere Teresa e ho avuto questa grande fortuna, devo dirlo, di avere voi come vicino di casa, Paolo come vicino di casa. E nei momenti di difficoltà devo riconoscere la sua straordinaria generosità, nei momenti di solitudine, aveva sempre una parola di conforto, generoso, poi trasmetteva, visto dal privato, visto dall'interno, un grande amore per la vita, e questo penso che gli si debba riconoscere. Un piccolo aneddoto, come vicino di casa era un po' ingombrante, possiamo ammettere, perché era una persona profondamente curiosa materialmente curiosa, aveva scoperto nella cantina di casa un pozzo meraviglioso, era il pozzo delle meraviglie, potete lo mettete, è vero? Era il pozzo delle meraviglie, un pozzo medievale dal quale ricavava frammenti di ceramica, monetine, vetri, e io ero un po' preoccupato francamente. E perché dico, Paolo, guarda che tu mi scalzi casa, c'è un po' di terreno sotto casa, quindi andiamoci piano. Però poi orgoglioso nel mostrarmi i reperti archeologici. Ecco, era un grandissimo cercatore dell'animo umano, una grande ricerca umana. Io lo porterò sempre con me. Grazie. Di Natale a casa di Teresa, a casa di Gerardo e Teresa, e sono un po' invidiosa di tutti voi perché ho scoperto una persona che ho perso l'occasione di conoscere di più, per cui però ho trovato tante cose in Teresa e che io la capisco ancora meglio. Grazie. Penso che sia inutile parlare di quanto Paolo ci ha dato, lasciamo perdere. È infinito, dobbiamo stare qui un anno a parlare, non lo so, lasciamo stare, ho più voglia di parlare del rapporto così amichevole con Paolo. Pensavo, prima Sasà ha detto che ho trovato questa parola indomabile, è vero, allora io pensavo quanto Paolo mi ha fatto stare preoccupato quando lavoravamo insieme, appunto perché era indomabile,
era pericoloso a se stesso, senza la parola, perché quello che gli veniva in mente, se era giusto, se era corretto, lui lo faceva, poi rischiava, poteva succedere di tutto. Per esempio mi veniva in mente quella volta, c'eravamo il reparto qui, in posto agghiacciante ad Arezzo, no? Con 48 persone distrutte dal manicomio, proprio distrutte, il reparto chiusissimo. E tra l'altro c'era un giovane che si rifiutava di vestirsi. Ho provato già decine di volte a vestirlo, lui pigliava, rifiutava tutto e addirittura, siccome c'era una forza nelle mani tremenda, addirittura certe volte riusciva a strappare anche le giacche. Così. E una volta Paolo la mattina dice: guarda, adesso ci ho pensato tutta la notte, adesso faccio una cosa, vado lì e porto a Santino un vestito, se me ne strappa viene porto un altro. Avevamo avuto dalla Legole, mi pare, una quantità di vecchi vestiti invenduti, insomma, quindi erano gratuiti praticamente. Questo ragazzo strappò 40 vestiti e Paolo continuava a darlo e purtroppo Paolo perse, quel ragazzo vinse, non ci fu. E però io avevo paura, perché dico, Paolo, c'erano gli infermieri che guardavano, c'eravamo un reparto molto particolare, perché c'eravamo i responsabili della CGL, i responsabili della CISL, e tutti quanti, c'era tutto il potere in quella. E infatti, tre giorni dopo, al Consiglio Provinciale di Arezzo, discussione sul dottor Paolo Tranchina, che ha fatto strappare 44 vestiti al paziente tal dei tali. Grande discussione con richiesta da parte della Democrazia Cristiana di cacciarlo via. Proprio veramente, era così, no? Era una cosa terribile, era indomabile, pericolosa a se stessa e imprevedibile, proprio come i matti del manicomio, come si diceva dei matti del manicomio, anche imprevedibile, no? Quell'altra volta che partiamo per Oslo, congresso di psicoterapia della schizofrenia, ci aspettava tutto il top della psicanalisi mondiale. Noi andiamo lì con una relazione che si chiamava psicoterapia e lotta di classe, quindi già a Oslo. Situazione un po' difficile, no? Tutti gli psicanalisti americani, sono pazienti americani. Vabbè, andiamo lì e prendiamo l'aereo, mi ricordo che dopo il check-in si va in quella saletta dove ci sono tutti quanti i negozietti, Paolo sparisce e torna, appunto ci aspettavano questi psicanalisti, e torna dopo un po' con una mortadella così e un fiasco di Chianti. Ma che hai fatto? Ma metti via, ma non se famo riconoscere, gli dissi proprio in romano, non se famo riconoscere, metti via sta roba. Ma no, ma perché? Ma non metti, che figura facciamo? Metti via. E ma lo convinse a riaprire la valigia, abbiamo messo via. Poi andiamo a portare la relazione che fu trionfale, fu invece accettata benissimo e richiamata da moltissime persone, che fece anche veramente molto una grande reclama all'esperienza d'Arezzo, perché poi queste persone tipo Gaetano Benedetti vennero ad Arezzo a vedere l'ospedale, così, quindi fu un trionfo, mi scapparono fuori un libro tradotto in tutte e tre le lingue scandinave. E la sera, l'ultima sera, eravamo molto contenti di come erano andate le cose, così ci fu la festa. La festa, e finì che Paolo a mezzanotte, verso mezzanotte, tutti quanti eravamo già tutti un po' allerellati, e tirò fuori la mortadella. E vedere che i più grossi psicanalisti che facevano gomitate per pigliarsi una fetta di mortadella, cioè, aveva avuto ragione. Io stavo con gli occhi così, ma veramente di fuori, no? Era una cosa fantastica. E fu, facevamo un sacco di amicizie, si cantò anche Bandiera Rossa e Bella Ciao, naturalmente, non lo ricordo. E poi un grosso psicanalista americano si buttò nella piscina alle 2 di notte, per dire l'atmosfera, tutto creata veramente dalla mortadella. E poi l'ultima la devo raccontare perché è troppo bella, mi ricordo sempre. Abbiamo vissuto insieme per un certo periodo di tempo, stavamo a una casa ad Arezzo, ognuno aveva i suoi orari, una notte io dormivo, mi si accende la luce quella proprio davanti, no? E all'improvviso, e arriva Paolo mi sveglia, è anche un po' allarmato, guardo l'orologio, le 3 di notte, ti devo dire una cosa. Non mi ricordo che cosa mi ha detto, sinceramente, perché era un'idea che aveva avuto. Non è che doveva dirmi una delle mille idee che gli venivano alla settimana, insomma, no? Però me l'ha dovuta dire alle 3 di notte. E ho detto, Paolo, sì, vabbè, ma sono le 3. Dico, ma scusa, c'hai ragione, aspetta un attimo, va di là,
torna dopo un minuto con un cavatappi e una bottiglia di Barolo. Ma sono le 3 di notte, ma che mi metto a bere il Barolo alle 3 di notte? Adesso mai il caffè? Vabbè, tanto te lo stappo. Me l'ha stappato e mi è andato a fare il caffè. Mi ha portato il caffè, poi abbiamo bevuto il Barolo fino alle 6 del mattino, siamo stati a parlare. Paolo era così, indomabile anche in queste cose, no? Lo dico guardando voi, lo sapete meglio di me. Grazie. A questo punto, siccome Paolo si sarebbe già... A parte un mio ricordo personale, io direi una caratteristica che... Che pochi ricordano, forse pochi hanno ricordato noi, che invece vorrei ricordare. Io mi ricordo come lui arrivava qua con le cose, perché arrivava in un modo tutto singolare. Cioè Paolo non ti diceva, non ti chiedeva di cosa tu avevi bisogno, non so se è capitato anche ad altre persone. Cioè io qui me lo sono visto spesso arrivare con qualcosa che non c'entrava nulla con quello che stavamo facendo, quindi non era che lui sapeva che cosa stavamo facendo e mi diceva a parte guardava Sisse, c'era bionda, perché Sisse non ha delle bionde, dove sono le varie bionde che si diceva bionda! E lui diceva sta arrivando Paolo. Paolo aveva due caratteristiche per me, una è quella dell'automobile che è ancora lì, è parcheggiata. Noi sapevamo le vostre vacanze, quando andavate in vacanza, quando partivate, quando tornavate, perché arrivava nottetempo sta questa Ford lì, che è lì ora, tra l'altro. Infatti mi ricordo tutta la prima, ho detto Paolo, quando arrivo? Ah va bene! Arrivava questa automobile che parcheggiava, dopodiché noi dopo tipo 20 giorni, 30 giorni vediamo sparire questa automobile, una volta ci preoccupammo pure, pensavamo che era rubata, invece in realtà era lui che arrivava, parcheggiava, poi ritornava, ma quando arrivava, arrivava con qualcosa che si portava appresso, che nessuno gli aveva chiesto, ma che invece era utilissimo. Cioè la cosa più incredibile, io non lo so se anche, perché lui mi ricordo un giorno mi arrivò e disse, ah va, che l'è? E mi dette un pacco di fotografie, piccine, minute così, disse, che sono queste cose? Va, queste sono buone. Allora io poi le aprì ed effettivamente erano le foto della ristrutturazione del cinema teatro di San Salvi, di quando insieme con tutti quanti stava, diceva, guarda questo, lui depositava cose, no? E poi faceva quello che avete detto tutti, il discorso famoso, mi serve un articolo, ti do 24 ore, io dicevo Paolo, 24, ma come faccio? Ah, mi serve, tra 24 ore devi scrivere questo pezzo. Io, dopo era un furbo di tre cotte, perché cosa, un furbo dolce, io dico Paolo, secondo me la caratteristica più, che a me è più rimasta e rimane di Paolo è la dolcezza. Cioè nei tempi che lui faceva delle cose stranissime, cioè per esempio dopo le 24 ore arrivava qua, lui sapeva che io non l'avevo scritto, lo sapevo, perché sapeva che stava un casino di cose, diceva questo non scriverà mai. Arrivava e diceva, Achille, ti ho messo la tua fotografia, questa del libro, ta! Io dicevo, vabbè Paolo, ma hai visto? Ho messo la foto, dov'è l'articolo? Dicevo, oh. Cioè nei tempi che non si poteva non scrivi l'articolo quando appena usciva di porta e mettersi lì. Allora, siccome si è parlato tanto di Arezzo e di questi incontri, io ho questo libro, mi ricordo tra l'altro anche una delle telefonate dell'anno scorso, che disse Paolo, ma questa bellissima foto qua la possiamo usare per un festival? Vai! Lui dice, vai così. Poi mi spiegò che era, credo, di Ottenelli. Dove ci sta Sandro? È di Sandro questa, vero? Perché dice, ah Sandro, vuoi parlare con Sandro? Mi fece telefonare. Comunque io vi volevo far sentire, non è Paolo, ma farvi sentire le parole di Paolo, no? Che riguarda un incontro nel famoso Inquieti, il reparto Inquieti di cui si parlava prima. La prima volta che sono entrato nel reparto Inquieti all'OP di Arezzo, il paziente, che chiameremo Tonino, se ne stava sull'ultimo davanzale, nel punto più lontano dall'entrata, nudo, in posizione fetale, le ferite delle ginocchia spiaccicate sul marmo bianco. Quando ho cercato di avvicinarlo si è messo a gridare «No, no, no!» Poi si è morso le mani e si è preso a pugni la testa. Sembra che venisse da una famiglia agiata di una città vicina. Una volta è venuta la madre, tutta imbellettata, in pelliccia, io poi immagino Paolo quando arriva la madre imbellettata in pelliccia, vabbè, andiamo avanti. Tonino è stato ricoverato a 12 anni, 20 anni prima, poi per la malformazione di una mano che aveva innescato un inarrestabile e devastante giro vizioso di rifiuto, disadattamento, rifiuto, scaraventandolo direttamente in manicomio. In reparto era oggetto di attenzioni sessuali da parte di pazienti più anziani.
Un corpo caldo a disposizione di tutti, aveva detto Agostino Pirella, sottolineando come la deistituzionalizzazione portasse via via a galla tutto il letame del manicomio. Tonino reagiva, di tanto in tanto, alle aggressioni con fulmini e terribili morsi ai pazienti più regrediti. Forse per questo lo chiamavano pescivivo. Vivo come un piragna, uno squalo appunto, anche se il pesce è anche un noto simbolo del Cristo, un povero Cristo quindi, a disposizione di chiunque volesse approfittarsene. Nell'equipe c'era un solo medico che sapesse ancora manovrare cocker e aghi ricurvi con cui suturare le lacerazioni. Giorno dopo giorno, sempre alla stessa ora, ho cominciato a confezionare oggettini di creta che gli porgevo. Di solito continuava a dire no, no, cercando di allontanarmi con il braccio. In seguito li accettava un attimo per buttarli poi immediatamente via, con forza, dietro di sé, di lato. Poi, una volta che gli avevo offerto un braccialetto di creta, se l'è portato alla bocca come per baciarlo. Questo gesto mi ha dato un'emozione profonda. Alcuni giorni dopo ha accettato una sigaretta che fumava, sbuffando, come fiero di farsi vedere a buttare il fumo fuori dalla bocca. Non sapevamo che fumasse, aveva sottolineato l'infermiere. Un giorno, dopo averlo fatto rivestire, l'ho portato in Vespa con me, il rischio famoso, per il viale dell'ospedale. Gradiva molto la cosa, ma appena si avvicinava al reparto, giù in cortile, cominciava a strapparsi di dosso i vestiti e non c'era nulla da fare. Alcune settimane dopo l'ho portato, sempre in Vespa, fuori dall'ospedale. Siamo arrivati in un paese vicino e ci siamo fermati a bere il caffè. Tonino lo ha assorbito lentamente, gustandolo appieno. Mi ha colpito come teneva la tazzina, in modo impeccabile, col mignolino teso verso l'alto. Ma appena in reparto, solito comportamento, si strappava di dosso i vestiti e discutendone in equipe abbiamo deciso di tenerlo fuori dal reparto il più a lungo possibile. Abbiamo stabilito che un infermiere particolarmente disponibile stesse con lui il più tempo possibile. In seguito ha partecipato anche alla scuola che si teneva all'interno degli inquieti. Per favorire le cose abbiamo cercato di farci aiutare anche da un paziente particolarmente paterno, cosa che aveva suscitato invidie, problematiche in altri ricoverati non facilmente gestibili. Abbiamo poi dovuto interrompere il rapporto quando abbiamo scoperto che il paziente a cui era stato affidato lo teneva sempre in reparto, minacciandolo con un tubo di gomma. Tonino era di una intelligenza strategica istituzionale straordinaria, coglieva sempre il punto più avanzato della lotta anti-istituzionale e lo colpiva, cercava di distruggerlo. Quando finalmente sono arrivati agli inquieti vestiti decenti per tutto, e Dio sa gli sforzi che ci sono costati, Tonino ha iniziato sistematicamente a lacerare giacche e calzoni che strappava con violenza seguendo le cuciture. Le sarte erano stufe di ricucire vestiti strappati e noi non si sapeva più come fare per difenderli dalle capacità distruttive di Tonino. Il giorno che dopo lunghe richieste e discussioni sono arrivati in reparti i giornali a cui eravamo finalmente abbonati, lui li ha stracciati. L'ho aggredito verbalmente, con forza, immaginatelo. L'avrei ucciso dalla rabbia, ma un paziente, R, avvicinando i lembi delle pagine strappate, mi ha detto: «Non importa, dottore, guardi, si possono leggere lo stesso». Tonino era però capace anche di grande tenerezza. Alle volontarie che si occupavano di lui spesso accarezzava i capelli, adagio, delicatamente. Le cose sono andate avanti con lentezza e chiusi gli inquieti, Tonino ha continuato la riabilitazione al reparto terapia occupazionale. Mi piace pensare, anche se non ne sono sicuro, che i suoi gesti di rottura siano finiti con la chiusura definitiva degli inquieti. Il reparto che era stato il suo inferno e la sua unica scuola di vita. ...50 bicchieri, perché abbiamo pensato che insieme con la canzone di bere un bicchiere di vino insieme... Siete molti più di 50, proveremo a fare delle porzioni un po' più piccoline. Perché pensiamo che... Sentiamo... Tu vuoi sentire la canzone. Matteo, dove sei? Che sei il nostro uomo
dammi una voce di vita lì, che è importante avere Matteo ora. Cioè, sentiamo la canzone, però io vi farei una proposta. Io andrei a prendere il vino anche. Mi sembra bello, per, si può fare molto. Però qualcosa facciamo. Allora, intanto sentiamo la musica. Facciamo un attimo
un brindisi a Paolo. Brindisi a Paolo. Brindisi a Paolo. Ciao Paolo, per sempre con noi, da Paolo. Ciao. Ciao. Andiamo a prova. E vai andare.